Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Before Midnight, il nostro piccolo spazio settimanale in cui ci occupiamo di indagare i retroscena che stanno dietro The Midnight Hour, ma anche tutto il suo universo. Vorrei iniziare prima di tutto scusandomi con voi. Mi devo scusare con voi perché la scorsa settimana avevamo preparato l'episodio di Before Midnight come al solito, nel senso che era già stato registrato e montato. Ma poi ci si è messo nel mezzo YouTube. Fortunatamente è una cosa che capita di rado, però accade a volte che YouTube, per qualche motivo, blocchi il caricamento e l'elaborazione di alcuni video. Sono problemi tecnici indipendenti dalla nostra volontà, purtroppo, però questo è il motivo per cui la scorsa settimana non siamo riusciti a mandare Before Midnight. Fortunatamente siamo riusciti a mandare comunque The Midnight Hour perché appunto era già stato caricato su YouTube. Avevamo pensato di mandare la puntata di Before Midnight della scorsa settimana dopo la messa in onda dell'episodio. Tuttavia non ci sembrava avesse molto senso perché comunque si parlava di qualcosa che avevate già visto. Nella puntata di Before Midnight della scorsa settimana però c'erano alcune risposte alle vostre domande e ci sembrava corretto comunque nei vostri confronti mandarvele, mostrarvele, intendevo. Per cui sì, abbiamo pensato di tagliare il pezzo di domande della scorsa puntata e mostrarvelo oggi. Direi di iniziare immediatamente da questo, quindi ecco le vostre risposte ad alcune delle domande su The Midnight Hour. In particolare, Agarty Sion ci chiede: i racconti sono solo attinti da una vicenda narrativa di fantasia o hanno come le leggende anche un fondo di verità? Purtroppo io non so rispondere a questa domanda, nel senso che è una domanda che dovremmo porre a chi ha scritto le varie creepypasta, io non le ho scritte, le ho solo messe insieme. Per quello che conta posso rispondere dal mio punto di vista. Secondo me ogni storia, in generale horror, creepypasta o qualsiasi tipo di storia, ha sempre un fondo di verità, perché l'autore consapevolmente, inconsapevolmente, consciamente o inconsciamente attinge da qualcosa di reale, che è un'esperienza del vissuto, o è appunto qualcosa che ha sentito, un fatto di cronaca, una storia che ha sentito anche solo sull'autobus, da qualche parte. Inconsciamente in ogni storia c'è un po' del vissuto dell'autore. Quindi secondo me sì, alcune di queste storie sono tratte da fatti reali. Ovviamente non sto dicendo, non fraintendetemi, non sto dicendo che prendiamo ad esempio Slenderman, non sto dicendo che realmente è esistita una creatura con tentacoli che accalappiava i bambini, li rapiva, li portava chissà dove. Non sto dicendo questo, però sto dicendo che nel mondo esistono persone che rapiscono i bambini e questa può essere stata appunto un'ispirazione dietro Slenderman. Quindi chissà, però per rispondere a questa domanda bisognerebbe appunto chiedere agli autori delle varie creepypasta. Però per quanto riguarda il collegamento fra creepypasta e realtà, ci sono due domande a cui vorrei rispondere. La prima è di Master Elko 320 che ci chiede, relativamente alla scorsa puntata, il cancello della mente, ci chiede: l'esperimento è stato veramente applicato a qualcuno, quello del togliere tutti i sensi lasciandolo vivo artificialmente? Allora, che io sappia, no. In realtà vabbè, le mie conoscenze mediche si limitano allo sciroppo per la tosse, quindi non sono la persona più indicata, però credo che non sia possibile sopravvivere dopo un intervento del genere, recidendo cioè il midollo spinale. Non ne ho idea, non ne ho veramente idea. Credo che non sia mai stato fatto, o perlomeno sia stato fatto non con questo obiettivo. Quello però che posso dirvi, e a cui posso anche rimandarvi, è che nel 1927 c'era uno scienziato che se non sbaglio si chiamava Aaron, uno scienziato inglese, che sottopose delle cavie volontarie, ovviamente, a un esperimento più o meno simile, cioè a un esperimento di deprivazione sensoriale. Non era ovviamente secondo, non avveniva ovviamente secondo queste modalità, cioè non c'erano interventi chirurgici. Però, da quello che mi ricordo, vado un po' a memoria, Aaron prese un numero di cavie e le chiuse in una stanza per 24 ore, inibendo i loro sensi, non tutti e cinque. Mi pare che applicò degli occhiali particolari che impedissero la visione e fece indossare alle cavie dei guanti di cotone, se non sbaglio, appunto per inibire il tatto. Dopodiché li sottopose a vari stimoli sensoriali, uditivi soprattutto, ad esempio registrazioni audio di torture, registrazioni di presunti fenomeni paranormali. E le cavie effettivamente svilupparono stati allucinatori, svilupparono deliri e cose di questo tipo. Quindi diciamo che
quando ho scritto la puntata non mi sono assolutamente basato su questo, assolutamente, però potrebbe essere un collegamento curioso, ecco. Poi un'altra domanda, sempre relativa alla seconda puntata, ed è di Fred Nova, che ci chiede: la società Thule è stata di ispirazione per la scrittura dell'episodio? In realtà no. In realtà no, però ci sta alla grande, nel senso che io personalmente non mi era nemmeno venuta in mente, mi è venuta in mente solo dopo quando ho letto la tua domanda, Fred Nova. La società Thule, per chi non lo sapesse, era una società, un'organizzazione tedesca che si formò dopo la prima guerra mondiale, nel 18, pochi mesi prima della fine della guerra, tra l'altro. Vi consiglio di andarvi a leggere la storia, società Thule, Thule. È una storia molto interessante che poi riguarda anche le teorie del complotto e cose di questo tipo. No, personalmente non mi sono ispirato alla società Thule, però ti posso dire che mi sono ispirato a una cosa reale, ossia è veramente successo, è una cosa reale il fatto che il Terzo Reich avesse un ramo dedicato alle ricerche sull'occulto perché realmente Hitler credeva nell'occulto. Questa è una cosa assolutamente reale, almeno secondo i documenti, ecco. Poi chissà cosa è successo realmente. Che poi è anche quello, poi è anche stato alla base della creazione dei film di Indiana Jones, se li avete visti, il Santo Graal, l'Arca Perduta, erano nazisti che cercavano manufatti mitici, quindi quello è successo veramente. Diciamo che tutto quello che riguarda l'ispirazione dietro alle storie, quando scrivo una puntata, è un concetto molto molto vasto. C'è stato ad esempio un utente, Mondhart, che tra l'altro è un nome tedesco, un nick tedesco, Mondhart, che ci chiede: idee e ispirazione, come funziona la fase di scrittura e quanto tempo richiede la realizzazione di un episodio? Allora, la fase di scrittura per quanto riguarda l'ispirazione, se io dovessi mettermi qui ora a dirvi l'ispirazione dietro ogni singolo episodio, ogni singolo elemento delle puntate di The Midnight Hour, probabilmente impiegheremmo una settimana. Per cui vi chiedo, se siete curiosi di sapere nello specifico proprio l'ispirazione o l'idea che ho avuto dietro un particolare elemento di The Midnight Hour, un particolare episodio, una particolare idea, chiedetemelo appunto qui nei commenti, vi rispondo nei prossimi video. Ad esempio, Gianmarco, dici come hai avuto l'ispirazione per, non so, la creazione della storia del Medico della Peste, come ti è venuta l'idea di collegare il fatto che un dottore americano appunto indagasse su questi documenti, questo genere di cose. Chiedetemelo pure qui nei commenti. Ad esempio, vi posso dire, l'idea di Hellbound mi è venuta in mente ora. Mi venne totalmente per caso, nel senso che un giorno ero in stazione a Termini, a Roma, e l'annunciatore annunciò il mio treno al binario 8. Io mi presentai al binario 8 e arrivò in realtà un altro treno, quindi l'annunciatore evidentemente si era sbagliato. E da lì mi venne l'idea di una stazione in cui non arriva mai il treno giusto, e da lì poi l'idea si è sviluppata in Hellbound, questo mondo parallelo di stazioni in cui passa sempre il treno, ma mai quello per la nostra realtà. Quindi sì, le ispirazioni specifiche magari chiedetemele qui nei commenti se siete curiosi. Io vi posso parlare in generale del processo di creazione di un episodio. Quello che faccio è solitamente questo, è un processo abbastanza lungo in realtà. La prima cosa che faccio è leggermi tutte le creepypasta che mi capita di trovare, tutte. Dopodiché seleziono quelle che secondo me sono più suggestive, più coinvolgenti o comunque più interessanti. Senza però pensare mai al fatto che dovrò adattarle per Midnight Hour, mai. Quindi ad esempio scelgo quelle che mi spaventano di più, scelgo quelle che mi inquietano, cose di questo tipo. A volte addirittura ci sono delle creepypasta che sono secondo me sviluppate male, poi questa è una mia opinione, in realtà il male è molto relativo. Secondo me ci sono delle creepypasta sviluppate male ma con delle idee geniali e comunque quindi me le annoto. E creo questa lista di creepypasta, ne ho accumulate circa 200 per la seconda stagione, poi le lascio lì. Dopodiché inizio a pensare alla storia di The Midnight Hour, come voglio che si evolva, quindi come voglio che vadano i fatti, come voglio che si sviluppino i personaggi, le loro psicologie, le varie trame, le varie storie, senza pensare alle creepypasta, quindi opero con due procedimenti completamente separati. Questa seconda fase di pensare a come sviluppare Midnight Hour è di solito per me quella più lunga e più faticosa, perché
È difficile che mi siedi a tavolino e pensi, ok, facciamo che succede questo, poi questo, poi questo, poi questo. Di solito le idee mi vengono quasi per caso, come appunto, come vi ho detto prima, l'esempio di Hellbound. Quindi ci vogliono dei mesi in realtà, un paio di mesi. Quando ho creato una trama generica per Midnight Hour, vado a scegliere le creepypasta che secondo me più si adattano a quella trama e le inserisco. A questo punto questo procedimento richiede circa appunto 3 mesi di lavoro, però ho un'idea molto specifica in testa, per cui quando vado a scrivere gli episodi, un episodio impiego da un'ora a un'ora e mezza per scriverlo in realtà, perché appunto ho un'idea già abbastanza chiara in testa. Una volta che ho scritto l'episodio, poi chiaramente mando il testo a tutti quelli che dovranno interpretarlo. Questa è la fase in realtà più veloce, nel senso che registrare un episodio non richiede moltissimo tempo. Considerate poi che ognuno di noi registra le sue battute completamente in maniera separata, ognuno a casa propria, completamente separati, ed è poi nella fase del mix che io le unisco come se fossero un dialogo. Quindi sì, non richiede molto tempo, chiaramente dipende dagli impegni di ognuno. Ad esempio, Veronica e Francesca lavorano come doppiatrici, quindi diciamo, in linea con i loro impegni registrano i vari episodi. Una volta che ho ottenuto tutte le battute, che ho ottenuto tutte le registrazioni, poi io mi occupo del mix audio, in cui appunto, come vi dicevo, ordino tutto come se fosse un dialogo e aggiungo gli effetti sonori, le musiche, le introduzioni, eccetera, eccetera, insomma, tutto quello che sentite audio. Il file audio viene poi mandato a Michael, che si occupa invece della parte video, quindi del montaggio, dell'editing, e alla fine avete la puntata. È anche questo il motivo per cui Figlio di Sparda Game ci chiede: pensate di fare 2 episodi la settimana? Sarebbe bello, ma è un po' impossibile, appunto perché la lavorazione immediata di un episodio è corta, ma la preparazione è molto molto lunga. E quindi no, non credo, faremo un episodio a settimana se non altro. Ovviamente abbiamo già in mente la terza stagione di The Midnight Hour, ho già delle idee, chiaramente se vi piace la seconda ovviamente, ho già delle idee per la terza stagione, anzi diciamo che è quasi già completa nella mia testa, e abbiamo anche delle idee per realizzare in particolare 2 spin-off che vedrete qui sul canale l'anno prossimo probabilmente, perché ci stiamo lavorando con particolare cura e non vi dico ancora niente degli spin-off, vi dirò tutto a tempo debito. Bene, queste erano alcune delle risposte alle vostre domande. Ora vorrei passare a parlarvi brevemente della quarta puntata, quella che andrà in onda fra poche ore. Si intitolerà SCP-006, nel senso che sarà una puntata totalmente e interamente dedicata alle SCP. Diciamo che tendenzialmente The Midnight Hour è come una sorta di grande puzzle. Le puntate della prima stagione vanno a comporre alcuni pezzi del puzzle, ma è solo in questa seconda stagione che il quadro generale andrà a unirsi totalmente in una visione completa. Molte delle risposte che cercate le troverete la prossima settimana nell'episodio 5. Questa sera avremo altri pezzi del puzzle e vedremo come pian piano tutti questi pezzi si compongono. Vedremo ovviamente il materiale di reclutamento della SCP, che apparentemente è scollegato da tutto il resto, ma troverà anche quello una collocazione, vedrete. Poi passeremo alla parte in diretta nello studio, dove avremo l'arrivo dei 2 dottori rimanenti della SCP, il dottor Bright e il dottor Gears, e avremo anche un'interazione fra Frank e un nuovo personaggio, il leader della Chaos Insurgency, che è una ragazza di nome Rachel, che sarà interpretata da Veronica. Poi sul finale vedremo entrare nel vivo la storyline del personaggio di Jason, interpretato dall'inspiegabile, che colgo l'occasione per ringraziare perché si è mostrato veramente, devo dire, molto molto disponibile. Spero che vi divertiate ad ascoltarla quanto io mi sono divertito a scriverla e quanto spero che l'inspiegabile si sia divertito a interpretarla. E tutti questi pezzi andranno pian piano a collegarsi. La prossima settimana avrete delle risposte, ma di questo parleremo a tempo debito. Per cui non mi resta che augurarvi un buon ascolto questa sera e noi ci vediamo la prossima settimana con Before Midnight e questa sera con appunto The Midnight Hour. Bene, ciao ragazzi!